Guardi, io non voglio partire da dati negativi, voglio parlare di positivo e oltre all'export un altro dato che mi piace enfatizzare sono 568 imprese in più del 2012 under 35. Significa che in Irpinia è ancora possibile fare impresa, ma soprattutto la fanno i giovani. Questo è un dato da cui partire, perché significa che finalmente in questa provincia pian piano aumenta la consapevolezza che il posto fisso appartiene al passato, ma bisogna mettere al centro dell'attenzione il lavoro, che significa sacrificio, intraprendenza, passione, voglia di fare. Questo trend bisogna incoraggiarlo, perché guardate, dalla crisi se ne esce solo dando occupazione. E l'unica via maestra oggi per dare occupazione è consolidare l'impresa esistente e far crescere nuove imprese. Le altre sono tutte scorciatoie e tra altre cose non portano a nessun risultato. La Camera e gli altri enti, ma io parlo per l'ente che io guido, vogliono fare fino in fondo la propria parte. Nel 2013 noi investiamo 6 milioni di euro per agevolare l'accesso al credito, per migliorare il processo di internazionalizzazione, per migliorare i processi formativi, soprattutto per ridurre il gap infrastrutturale e in tal senso ho annunciato lo stanziamento di 1 milione di euro in termini di voucher per contribuire alla diffusione della banda larga. E invito tutte le istituzioni a intraprendere questa strada, la strada di creare un contesto ambientale, non solo economico, in cui si può fare impresa, si può sviluppare questa attività. Guardate, i dati che vi dicono e quello che ha detto lei dell'export rafforzano questa tendenza. Noi abbiamo un export più 4,5%, un import meno 5%, il nostro export significa 1 miliardo di euro e rappresenta il 10% del PIL. Significa che esistono tante imprese che sanno fare prodotti innovativi i cui mercati internazionali riconoscono il primato e questo avviene soprattutto nel mondo agroalimentare, dove a parte le solite, o meglio, le consolidate grandi imprese, c'è tutta una quantità di prodotti vari che vanno ad affermarsi sul mercato internazionale. Questi dati devono essere enfatizzati se poi noi andiamo a leggere il contesto effettivamente molto negativo che ci consegna il 2012. Pensate, la disoccupazione è arrivata al 15%, nel 2009 era al 7%. Aumentano i disoccupati tra i laureati, noi non ci possiamo permettere il lusso che il capitale umano fondamentale per la riscossa e la riorganizzazione del nostro contesto economico vada in altre parti, non ritorna più da noi. Una denuncia che voglio fare è la totale assenza del mondo del credito. Non è più possibile che le banche raccolgano nel 2012 in Avellino e provincia circa 8 miliardi di euro e ne investono 4,5. In 2 anni hanno erogato 400 milioni di euro in meno alle imprese. Il trend delle sofferenze sta diminuendo, quindi non hanno nessun alibi a questo comportamento. Si devono assumere fino in fondo le proprie responsabilità, dove il ruolo della finanza, dove il ruolo delle banche è fondamentale per il consolidamento e la nascita di nuove imprese. Un altro dato negativo che mi dispiace evidenziare e l'aumento del costo inflattivo, 4,5 rispetto al 2% della media nazionale. Questa cosa è stata generata dall'aumento delle tariffe, ma soprattutto dall'aumento della tassazione comunale. Se l'idea della gestione dei comuni è quella di tartassare in termini di nuove tasse le imprese e le famiglie, noi non conosceremo mai più la ripresa, perché queste risorse vengono a sottrarsi alle possibilità di spese. Solo aumentando i consumi noi riprenderemo la strada dello sviluppo. Un altro dato negativo che, ripeto, rafforza invece le positività, perché si evidenzia che le imprese sanno fare imprese anche in contesti difficili, è il continuo aumento del gap infrastrutturale.
L'indice di infrastrutture in provincia di Avellino è 63 contro la media di 100 a livello nazionale. Mancano tante infrastrutture, fra cui soprattutto la banda larga. 57 comuni della provincia di Avellino non conosce la banda larga. Allora noi ci dobbiamo concentrare su questa roba. Dobbiamo mettere in condizione l'impresa, ovunque sia nel nostro territorio, ma ha capacità di prodotto, ha capacità di export, di avere un'infrastruttura materiale che gli permette di comunicare con il mondo e con la competizione internazionale. La cosa che voglio trasmettere oggi è le istituzioni stanno capendo pian piano qual è l'esigenza dell'impresa. Vogliamo essere, abbiamo l'obbligo di stare assolutamente accanto all'impresa perché, ripeto, solo consolidando e far nascere nuove imprese noi diamo risposta all'uscita dalla crisi.